Ciao a tutti, bentornati nel nostro Virtual Coffee Tour. Ciao Valentina. Ciao Ale. Oggi andiamo a presentare la nostra ospite, un ospite molto particolare. Superwoman, si chiama Chiara Bergonzi, è una trainer, una roster e una campionessa italiana di latte art. Che cosa andiamo a fare con Chiara? Oggi io e Chiara Bergonzi vi dimostreremo come è possibile, tramite Faema President Termosifonica, creare bevande adatte a tutti i tipi di menù. Dai Ale, facci vedere. Andiamo. Ciao Chiara, bentornata al Faema Virtual Coffee Tour. Anche ti dico bentornata perché io e te già abbiamo fatto un'edizione, anche se live a Roma, lo scorso 18 ottobre, giusto? Assolutamente. Ciao Ale, grazie, un piacere essere qua come sempre. Grazie. Allora, ci ritroviamo qui con Faema President, però oggi proponiamo qualcosa un po' più brillante, un menù caffetteria diversa da quello che di solito viene proposto, no? Sì, generalmente nelle caffetterie si propongono sempre un pochino le solite bevande, no? Al di là dell'espresso, le solite bevande a base latte, tradizionale vaccino. Oggi invece volevo farti conoscere un paio di ricette costruite con bevande vegetali e andrò a utilizzare al Pro Barista for Professional. Perfetto, che cosa ci prepari allora? Io ti faccio l'espresso. Sì, perfetto. Allora, intanto come espresso utilizzeremo un single shot, quindi come diciamo nelle caffetterie tradizionali italiane è un pochino di moda. Sai che a me piace utilizzare spesso e volte i double shot. Che sei sempre esagerata. Sempre esagerata, shot. Soprattutto per creare il flat white, ma oggi creeremo un mix tra un cappuccino e un flat white, okay. Quindi con una texture di crema della bevanda che andrò a utilizzare, che sarà un mix tra il cappuccino tradizionale italiano e invece un cappuccino magari anche con una tecnica di latte art. Perfetto, ok. Utilizzerò due bevande, quindi farò un mix tra due bevande. Utilizzerò al Pro Barista for Professional all'avena e al cocco, quindi farò un blend di queste due bevande vegetali. Ok. Ok, allora ti spiego com'è la ricetta. Vai. Allora ho preso due lattiere, una lattiera dove andrò a montare, dove all'interno ho già preparato 3 grammi di curcuma, che è considerato come superfood, che si lega benissimo con le bevande vegetali, e uno spoon di miele di melata. Quindi ho già preparato precedentemente questo. Quindi già abbiamo un premix. Abbiamo, diciamo, un premix. Dopodiché andrò a utilizzare al 70% la bevanda all'avena, al 30% la bevanda al cocco, che ho già miscelato in questa caraffa di vetro. Perfetto. Ok? Se mi prepari l'espresso, che è uno specialty coffee, sì, sottolineiamolo, ti realizzerò la nostra ricetta. Vado. Allora, come proporresti una bevanda un po' così lontana dalla nostra tradizione di caffetteria italiana? È facile, è semplice? È semplicissima, perché l'importante è che noi abbiamo gli ingredienti. Quindi noi abbiamo il nostro caffè, sì, abbiamo i nostri ingredienti, come ho spiegato in questo momento, e la possiamo andare a proporre nella maniera più semplice possibile. Quindi non è la nostra colazione o nel primo pomeriggio, perché no, in questo mese natalizio andiamo a usare una ricetta che ha all'interno anche delle sensazioni speziate. L'importante è che il barista la comunichi. Gli hai trovato anche un nome già? Oh. Beh, se ricordo come avevamo un pochino già pensato a Roma, era un Golden Milk Veggie, creato con appunto un caffè specialty. Perfetto. Vado a montare la bevanda. Allora, io intanto, Chiara, ti ho preparato un espresso in tazza da cappuccino, sì, te lo grazie. Lascio qui. Allora, è sempre bello poi affrontare questi temi con te, perché insomma ci apri sempre un po' la testa, no? Una caffetteria classica che però oggi va cambiata, il cliente è diverso, non è più lo stesso di quando abbiamo cominciato, no? Sì, assolutamente, bisogna andare a trovare delle novità, sì. Però sempre andando a utilizzare, secondo me, le cose più naturali possibili e soprattutto andare alla ricerca sempre di ingredienti di massima qualità. Questo è il mio credo, lo è sempre stato, e quindi appunto per questo ti sono andata a proporre una ricetta completamente vegetale. Parlavamo, no, di upselling del prodotto, anche un bel menù, un menù scritto bene, magari messo al di sopra della macchina del caffè o proposto direttamente al bancone. Sì, ci sono tante tecniche per andare a proporre le ricette al cliente, ovviamente. In questo momento, vedi,
Ad esempio, ti sto conquistando con un disegno in latte art e avendo utilizzato la curcuma, come ben vedi, abbiamo anche una bellissima colorazione giallo paglierino a cui il cliente non è solitamente abituato. Adesso, Chiara, andiamo a vedere la seconda ricetta. Allora, la seconda ricetta è stata pensata con la bevanda più utilizzata al barista italiano, quindi la soia. Nel mondo, ti do un dato, il 30% della bevanda più venduta è quella di avena, ma in Italia, come appunto ben sai, il barista utilizza come prima bevanda vegetale alternativa quella di soia. Quindi andiamo a utilizzare la bevanda di soia con un superfood, la barbabietola. Quindi andiamo a preparare un semplice flat white. Posso prepararti questa volta un double espresso? Questa volta un double shot. Perfetto. Ok, utilizziamo sempre il nostro blend specialty, quindi Brasile, Honduras e Perù, e andiamo a introdurre nella lattiera 2 grammi di barbabietola. E poi ho già preparato nella caraffa la nostra bevanda di soia. Ok, vado a montare la bevanda, Ale. Sì, mentre monti la bevanda non ti disturbo. Vado a preparare un double shot di espresso. Quindi qua stiamo utilizzando una tazza da 300 ml, quindi... Sì, solitamente noi serviamo l'espresso nel cappuccino una tazza da 150-160, sì. Quindi il doppio. Okay. Ok, vado a dividere... Questo è tuo. Grazie. Vado a dividere una lattiera un pochino più performante dal punto di vista di beccuccio, quindi andrò anche qua a creare una semplice decorazione, e andiamo appunto a versare. Quindi ti ho fatto una foglia, Bellissimo. E come vedi ha delle tonalità rosa sul marrone dell'espresso. Posso assaggiarlo? Certo. Che cosa senti? Allora, qui sento molto il superfood e poi molto la bevanda di soia, buonissima. Bene. Questo lo proporrei anche nella nostra caffetteria qui a Milano. Bene, mi fa piacere. Grazie Chiara. Grazie, grazie a te. Per essere tornata nella, anche se virtual, Coffee Tour. Ci vediamo in giro. A presto, ciao Ale. Ringraziamo Chiara per averci dimostrato come preparare delle ricette gustosissime con le bevande Alpro. Che avventura, Ale! Questo viaggio è stato bellissimo, io ho imparato tantissime cose. Interessantissimo, e ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi, che ci hanno insegnato latte art, caffetteria moderna, diversi profili di tostatura, di espresso, insomma, chi più ne ha e più ne metta. E ringraziamo voi che ci avete seguito, e diteci, fateci sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo Faema Virtual Coffee Tour. La Faema President vi saluta e vi aspetta dentro a tutti i vostri bar.